Ciao ragazze, allora che dire? Io mi sono innamorata di questi barattoli, non smetto di pensarci sopra, di riutilizzarli, di trovare insomma qualcosa per renderli più belli e anzi aspetto i vostri consigli. C'è una ragazza che mi ha scritto che mette le foto su questi barattoli, per cui la invito a pubblicare le foto sulla mia pagina Facebook perché voglio vedere anche quest'altra tecnica. Allora, io ho fatto dei barattoli, come vi avevo già fatto vedere anche in un altro video, molto semplici con la gomma crepla, per utilizzare in sala craft, perché ci metto i ritagli, ci metto i materiali, i bottoni, insomma tutto ciò che mi occorre in sala craft. E quindi poi ho rifinito il tutto modificando i tappi. Allora, praticamente che cosa ho fatto? Ho utilizzato uno stampo di gomma per farlo insomma tondo, ma poi vi dirò anche un altro trucco se non avete questo, e ho realizzato delle forme carine di carta, le ho plastificate prima queste, sono le fotocopie a colori di Benedetta Ceccoli, dei tarocchi che io adoro, che veramente mi fanno impazzire, e ho già utilizzato come decorazione di album, quindi ne ho fatte tante anche inserendo piccoli meccanismi, pagliette, eccetera. Naturalmente ho visto che andando avanti con la sperimentazione sono diventata più brava. All'inizio facevo un po' di macello, soprattutto perché andavo a toccare, per toglierlo dalla forma, andavo a toccare diciamo, la resina prima che fosse proprio completamente asciutta. Adesso io non la tocco per 2 giorni per sicurezza, perché rimangono solo le impronte digitali. Quindi cosa ho fatto? Ho creato dei barattoli, guardate questo che bello, solo col marrone e con i meccanismi, con un po' di paillette sul marrone. Ho creato questi barattoli un po' anonimi perché insomma servono per il craft, ok? E quindi per prima cosa ho improvvisato questi coperchietti molto semplici, possono essere lavati perché comunque questa gomma crepla, anche con gli straccetti umidi che trovate nei supermercati, si lava facilmente, chiusura e d'accordo. Altri ne ho fatti in più, magari possono essere utilizzati per gli album e stanno a posto, però mi è venuto in mente, ma perché non farli proprio specifici per la cucina? Dunque con l'indicazione di quello che c'è dentro, per indicare, che ne so, zucchero, farina, eccetera. E quindi sono nate queste altre tag con zucchero, anacardi, sale grosso, sale fino, e queste ancora sono da fare. Attualmente queste sono fotocopie a colori che ho fatto prendendole sul web da una ragazza, e ora non mi ricordo il nome, però lo scrivo dentro l'info box, vi metto il link, perché sono scaricabili gratuitamente. Voi ci scrivete dentro, ecco, io ho scritto sale grosso, farina, zucchero, sale fino, quello che vi piace, dunque vi lascio il link, potete scaricarli gratuitamente se li usate per vostro uso personale, cioè, come sapete, insomma, io non vendo niente, quindi le ho scaricati e l'ho aggiunti, ho aggiunto insomma queste paroline per la mia cucina, e sono tutte sul viola. Poi ho aggiunto perline, anche qua ci sono queste, insomma, queste un po' più grandi, queste piccole, insomma, potete fare quello che volete. Naturalmente io sono rimasta sul viola perché sapete che è il mio colore preferito, però ci sono anche altri colori molto più primaverili, sul colore lavanda, no, sul color beige, sul color corda. E quindi vi potete scaricare queste tag per i barattoli gratuitamente, vi lascio il link in info box. Sono nati dunque questi barattoli che però devo finire, e intanto questo solo è finito, questo per gli anacardi. Allora, siccome io ho soltanto una cosetta tonda, e quindi adesso sto aspettando, perché sì, in effetti questa è molto più comoda, ne voglio comprare altre della stessa misura, perché ne ho fatto un altro acquisto, però mi sono arrivate più piccoline, più grandi, insomma, sempre tante tanto carine, tipo questo che è un po' più grande, che l'ho preso per gli album. Altre, che naturalmente questo macello non trovo, altre sono un po' più piccole,
Eccole qua, le altre sono, ho preso questo cerchietto pensando, mi sembrava che dalle misure che fosse uguale, invece manco per niente. Poi ho preso, guardate, queste due quadrate carinissime, queste proprio di album, sono carine, questo vale. Dunque queste forme, lo vedete, lo potete anche mettere delle foto del vostro fidanzato, del vostro cane, quello che volete, così fare una cosa personalizzata. Dunque questi vi lascio anche di questi link in info box, perché costano una sciocchezza, 1 o 2 euro l'uno, sono veramente molto economici. Però io, avendo solo questa, avendo tante cosette da fare, ora le farò vedere anche gli altri modellini. Cosa ho utilizzato? I coperchietti delle patatine Pringles, una cosa del genere, che mangiano i miei figli, che ne avevo tantissime, e praticamente io queste le conservavo perché, vabbè, sono un'accumulatrice, io le conservavo perché per dipingere, mettendo l'acrilico qui, non si sporca niente, non si butta niente, erano molto comodi proprio come base del colore. Quando l'ho visto, ho detto vabbè, ma questi entrano benissimo sul mio barattolo, uso questi. Ho usato questi, però con questi, attenzione massima, deve essere proprio completamente asciutto, sennò questi sono rigidi, proprio duri, non riuscite, ci vuole un po' più di fatica a tirare fuori la foto nella resina da questi barattolini. Però se dovete fare tanti lavori, come nel mio caso, tanti coperchietti tutti insieme contemporaneamente, è la soluzione migliore. Allora, questi sono, infatti, poi li ho tagliati con la fustella a misura per farli entrare qua dentro, ho risolto anche questo problema. E quindi adesso questi, mi mancano i barattoli, li farò dopo. Ho fatto anche una versione maschile, perché questi andranno a casa di un uomo, e quindi ho riprodotto anche queste immagini scaricate da internet. Ho riprodotto i colori rosso, nero e bianco della decorazione iniziale, e di questa che ho rifatto sempre con la resina, però in versione più soft, più maschile, molto semplice. E dunque qui ho modificato la scritta con il programma Procreate, con il computer, però insomma con il tablet potete farlo lo stesso, scrivendo oppure mettendo una targhetta scritta a mano, qualunque cosa potete farla, e in questo modo voi riconoscete subito il barattolo. Per chi non lo sapesse, l'eritrio è uno zucchero di origine vegetale a zero calorie, che è ottimo, che sto usando insomma per dolcificare il caffè. Diciamo che ve lo consiglio perché è ottimo per chi vuole eliminare i zuccheri dalla propria dieta, e poi dolcifica, nel senso che toglie l'aspro, però non è che lo rende molto dolce, quindi anche abbastanza gradevole come sapore. Si può usare anche per i dolci, però costa tanto, quindi io per i dolci adesso sto utilizzando il sistema di utilizzare i datteri al posto dello zucchero. Parentesi di chiacchiere, e quindi tutti i miei esperimenti culinari sono un pochino discutibili. Vabbè, questa è la versione maschile, questi li avete visti insomma della mia sala craft. Oggi ne facciamo uno insieme. Allora, ho cambiato resina perché rispetto a quella che vi avevo già mostrato l'altra volta, la one to one, che praticamente è quella che ha una componente di resina, corrisponde la stessa quantità di componente, insomma, non mi ricordo come si chiama questo catalizzatore. Questa è diversa, queste proporzioni sono 160, cioè se mettete 100 grammi del componente A dovete metterne 60 di B. Quindi io mi sono fatta uno schemino provando per vedere un po' i grammi, allora questo è il quantitativo, per esempio, per il cerchio grande, 20 grammi di A e 12 di B, e questo è più piccoli, 15 grammi di A, 9 su B. E poi quando ne ho fatti più di uno, ho messo praticamente a seconda di quanti cerchiettini utilizzate, in questo caso ne ho usati 6, dunque 60 grammi di A e 36 di B. In questo caso mi sono aiutata perché lo schema, sennò dopo 2 secondi io mi scordo. Perché mi trovo meglio con questa resina? Perché questa è più liquida, e quindi una volta, oggi vi faccio vedere come si prepara, una volta messa nel bicchierino, sbattendolo forte, tutte le bollicine d'aria vengono in superficie e non vengono quelle brutte bolle d'aria che un po' mi sono venute qua. Sembra un effetto patinato che con queste pagliette non si nota, però ci sono e non mi piacevano, e quindi, perché l'altra resina era un po' più cremosa, un po' più difficile da lavorare, questa mi piace molto di più e ve la consiglio, costa secondo me anche di meno, non mi ricordo, ma sì, costa di meno. E quindi però dovete, ecco, solo impicciarvi perché la quantità è diversa. Adesso io ho
utilizzerò questa, questa bilancia digitale piccolina, che però è di mio figlio, e a me non mi piace tanto perché guardate, si deve comporre. Si deve comporre e ogni tanto ci cade un po' di resina qua, anche se ci metto il Domopack per coprirla, e è scomoda. Adesso è, mi è in arrivo una nuova bilancia, che poi è quella che vendono ogni tanto da Lidl. Da Lidl a 8 euro, tipo una cosa, io l'ho pagata di più, l'ho pagata 15, però perché da Lidl ancora non è in offerta. È fantastica perché è lavabile, è una bilancia da cucina elettronica che va da un grammo fino a 5 kg ed è lavabile, dunque la resina ci può cadere e si può facilmente rimediare, ed è fantastica perché anche il piano è tipo, no, un po' più piccolo di un foglio A4, tutto piatto, per cui anche per la cucina ci si possono mettere i barattoli, cose pesare, e ogni volta tarandolo di nuovo, e ve la farò vedere perché sarà la mia prossima bilancia, mi arriverà a fine settimana e dunque lavorerò. Allora, per usare questa però io vi consiglio sempre di farlo in un luogo areato, ma visto che qua piove e non posso aprire le finestre perché prima grandinava e sto in un ambiente chiuso, io utilizzerò la mia maschera per gas e polveri professionale, che uso per quando faccio le bambole, e quindi userò questa. Allora, per il barattolo lo facciamo fra pochissimo, nel frattempo noi facciamo vi faccio vedere come fare questa basetta, perché viene praticamente nello stesso sistema, così vedete come si fa per lavorare da sole. Ci prepariamo anche subito le pagliette che vanno all'interno, che mi piacciono sempre. Queste insomma un po' multicolore, e anche queste piccoline, sempre molto economiche, prese su AliExpress, ma all'interno potete anche mettere io ho pensato di mettere delle roselline piccole di carta, ma non le avevo, quindi si farà dopo. Allora, per lavorare la resina, allora, a parte che ci serve la maschera, ok, e ce la mettiamo subito, e ci servono naturalmente i guanti. Allora, questa è la parte più, ecco, parlo perché poi non potrò più parlare, la parte più difficile, cioè quella di fare la preparazione della resina e il disegno, e perché poi per fare il barattolo ci vuole diciamo meno tempo. E va bene, allora io smetto di parlare perché sono incomprensibile. Allora, sbattiamo bene, così facciamo salire le bolle. Adesso abbiamo 25 minuti per poter lavorare, dopodiché non si potrà fare più niente. Thank you.
quando siete soddisfatte del risultato, poi qualche altra correzione ce la potete fare, insomma, se vi accorgete che in questa mezz'ora si sposta piano piano, ci sono delle bolle d'aria, con questo stuzzicadente le aprite, lo sbattete un altro po', sempre controllate delle bolle d'aria, lo mettete da parte, ora lo spostiamo proprio perché così possiamo lavorare sul barattolo, però questo non si deve toccare per almeno un giorno, insomma, questo se ne parla domani, e quindi tanto adesso non mi serve, facciamo un po' di ordine e di pulizia e lavoriamo sul nostro barattolino. Allora, eccoci al barattolo, possiamo anche togliere il tappo, non ci serve. Allora, la misura a chi serve, che praticamente ho già scritto e ve lo lascio anche nell'info box, serve per fare un rettangolo di questo tipo, che è 11 e 3 quarti di inch per 5.5 inch. Sì, un po' di meno perché poi si deve tagliare, un po' di meno di 5.5. Vi lascio le misure nell'info box. Una volta tagliato questo rettangolo, lo potete scegliere due strade. Allora, o mettere un pochino di colla a caldo qui, e poi non ne serve tanta, soltanto dove c'è la giuntura. Colla a caldo e fate subito, ma io ho visto che comunque la colla a caldo lascia un po' di spessore, quindi preferisco usare questa, e dunque ce ne metto solo un pochino all'estremità, ma poi la devo fissare col nastro e lasciarla asciugare per un pochino prima di poterla lavorare. Lasciamo asciugare per bene, anche un'oretta così, e poi dopo ci passiamo alla pistola termorestringente, anche facendo una specie di scalino, perché un po' poi la gomma crepla si assesta, oppure si, un po' squagliandola, diciamo, con il calore un po' prende la forma. Ecco qua, la bloccate così, la lasciate asciugare, vedete è un po' più larga, perché comunque quando poi la andiamo a riscaldare con la, o con un phon o con la nostra pistola termorestringente, questa qui è un po', prende la forma e si rimpicciolisce. Allora adesso lasciamo asciugare per poi renderla più aderente con la pistola d'aria calda, oppure va benissimo un phon, è uguale. Aspettiamo. Ecco qua, allora il nostro barattolo è asciutto e ora dobbiamo lavorare un po' con il calore, facendo attenzione a non bruciarci. Allora, piano piano, così non fate danni. Ok, e dunque procediamo. Perfetto, e poi incollate la vostra decorazione. Io la metto un po' sul davanti, così c'è la cucitura, viene dietro,
Ripeto, qui potete usare la resina oppure in questo caso, come sto facendo io, la colla a caldo per fare prima. Ecco fatto, il vostro barattolo è finito, è impermeabile, si può lavare, ecco, aspettiamo che si asciughi un pochino. E dentro potete metterci tutto quello che volete e niente, se vi avanzano che non sapete cosa farne, speditevi lì tutti i barattoli indiche che avete, perché secondo me sono anche impilabili. Naturalmente, se voi non mettete la decorazione e volete fare invece una cosa solo decorata lateralmente, sono tutti incastrabili, dunque potete fare una colonna unica di barattoli indi. E con questo ho finito, ci vediamo al prossimo tutorial, ciao. Thank you.